qui è India Hotel 870, 115 miglia per Papa Alfa, per Papa Romeo Sierra, scusate, mantiene 250. È ricevuto India Hotel 870 Italia, può darci uno stimato di punte Raisi? Raisi lo stimiamo intorno agli 1-3. India Hotel 870 ricevuto, autorizzati a Raisi VOR. Nessun ritardo è previsto, ci richiami per la discesa. Sì. Vieni Gianni. India Hotel 870, quando pronti, autorizzati a 110. Richiamate lasciando 250 e attraversando 150. India Hotel 870. India Hotel 870. India Hotel 870, riceve? India Hotel 870, riceve? 870, rispondi! 870, rispondi! India Hotel 870, rispondi! Buonasera ragazzi e ben ritrovati a Old Fashion Story. Questa sera affronteremo uno dei misteri italiani insoluti da quasi 29 anni. Stasera parleremo del caso Ustica e di 81 persone che non hanno ottenuto giustizia. Vi percorreremo quei momenti per cercare di capire chi ha sbagliato e cosa è successo quella notte. Correva l'anno 1980, un anno tragico anche per altri avvenimenti, come quello della strage di Bologna e del terremoto di Irpinia. Old Fashion Story, il caso Ustica. Giugno 1980, un DC9 dell'Italia numero IH870 decolla dall'aeroporto di Bologna diretto all'aeroporto di Punta Raisi di Palermo. Dicevamo IH870, il numero di volo che nello strano gergo aeronautico viene chiamato India Hotel 870. Dovete sapere che ogni aereo ha una sigla come una sorta di numero di targa. In questo caso India Hotel 870, il numero di volo, è 1136, il numero di targa. Questo numero viene assegnato dalla torre di controllo di partenza e lo accompagna fino all'atterraggio. Ma per essere più chiari vi spieghiamo come funziona questo procedimento. Dalla torre di controllo viene mandato un segnale radio, definito plotter, che viene elaborato da un transponder che si trova sulla cabina di pilotaggio dell'aereo. Questo plotter torna indietro, alla volta dell'aeroporto, con delle informazioni
Quindi sul monitor del controllore di volo compaiono il numero di targa 1136, il numero di volo India Hotel 870, la quota di volo e la velocità dell'aereo. Questa operazione viene ripetuta ogni 6 secondi. Old Fashion Story, il caso Ustica. L'aereo, poco prima di Ustica, smette di inviare il suo plotter. Dalla torre di controllo cercano di mettersi in contatto con l'aereo, ma niente, nessuna risposta. Allora chiamano Punta Raisi per sapere se loro vedevano il DC-9, ma niente, nessuno lo vedeva. Solo 12 ore dopo si è capito che i resti dell'aereo erano sparsi in un raggio di 40 km quadrati di mare. Quell'aereo, all'improvviso, non si sa come, era precipitato. La domanda che tutti si fecero: cosa è successo? Nessuno parlava, nessuno riusciva a capire. E soprattutto, tutti coprivano tutti. Recenti radar sparivano registri grafici e cartacei. Nessuno sapeva niente fino a luglio di quell'anno, quando sui monti della Sila ritrovarono un MiG libico. Un giornalista del Corriere della Sera, da sempre attratto da questa storia, un giorno ha azzardato una ricostruzione. Lui disse: facciamo finta che il DC-9 se ne stava per i fatti suoi, sulla sua rotta, e che due MiG libici seguivano la sua scia. Alcuni caccia di varie nazionalità si erano accorti degli intrusi. Diciamo che alla fine in quel tratto di cielo si stava combattendo una vera e propria guerra, senza tener conto di 81 persone, fra cui molti bambini. In poche parole, i caccia amici sparavano missili a destra e a sinistra, perché si sospettava che a bordo di quei MiG ci fosse il leader libanese Gheddafi. Risultato? I 19 in frattumi, un MiG libanese colpito. Il MiG ritrovato sui monti della Sila a luglio era quello colpito la notte del disastro. Dopo questa ricostruzione ci sono stati parecchi incidenti sospetti nell'ambito aeronautico. Misteriosi suicidi di controllori di volo e in servizio rispettivamente a Brindisi, Martina Franca e Marsala, basi militari che controllano lo spazio aereo di mezza Europa sudorientale. Lo Stato ha sempre negato questa ipotesi, anche se le indagini delle procuratori avevano evidenziato delle analisi fatte sui resti dell'aereo che solo un missile poteva aver fatto precipitare l'aereo. Altra coincidenza strana è che lo Stato, alla domanda dei giudici di fare capitare tutto il materiale elettronico di registrazione dei radar, abbia risposto che gli impianti di Marsala e Martina in quel momento erano spenti per manutenzione. Che strana coincidenza.
Fortunatamente, per avere conferma di quello che vi stiamo raccontando, i giudici, dopo perquisizioni negli uffici, sono riusciti a trovare le prove di quello che era successo. Old Fashion Story, il caso Ustica.